Il Rosatellum 1.0 è, come dire, è della serie piccole limature dell'Italicum e del Porcellum. Siamo pienamente nella linea di sistemi che non danno né rappresentatività piena né libertà piena di voto. Quindi dal nostro punto di vista non è accettabile. L'aspetto più importante è prepararsi fin da ora a sollevare questioni di costituzionalità sul nuovo testo di legge elettorale che potrebbe continuare a non rispettare la Costituzione, quello che andrà in aula alla Camera il 10. Verrebbe fuori uno scenario comunque con una forte torsione maggioritaria, perché qui bisogna capire che quando si ha una quota comunque importante del sistema che si traduce in collegi, non è che i collegi si ripartiscono proporzionalmente, i grossi se li pigliano tutti e i piccoli non se li pigliano nessuno. Quindi è una forte torsione maggioritaria e che poi comporta che in realtà tutti i parlamentari o quasi tutti siano nominati. La nuova proposta oscilla tra l'esplicita vendetta per penalizzare chi ha lasciato il PD e in generale ciò che si muove alla sua sinistra e una quantità di nominati dai capi partito che la avvicina al Porcellum. Bisogna vedere se la vogliono veramente tutti la legge, perché là un pezzo del sistema politico, io ho il sospetto, non la voglia, perché poi i consultellum Camera e Senato vanno bene a qualcuno così come sono. Al Senato per esempio terrebbero 4 partiti e quindi ovviamente a loro conviene e gli altri muoiono, quindi ci sono delle possibilità, come dire, di inerzia che favorisce una parte dello schieramento politico e danneggia l'altra. La Corte va chiamata a pronunciarsi sulla costituzionalità delle leggi elettorali, come abbiamo fatto, e incoraggiata a svolgere il suo ruolo di garante. Questo però purtroppo non ha impedito al nostro Paese di votare 3 volte con il Porcellum, dando vita alla serie nefasta dei parlamenti nominati dai capi partito. Noi chiediamo un impianto proporzionale perché è necessario al Paese ed è necessario per un Parlamento rappresentativo e chiediamo una elezione libera dei parlamentari. I modi tecnici di ottenere questi risultati possono essere diversi. L'importante è che se ne scelga uno. Il Rosatellum non lo fa. Noi rivendichiamo con forza il risultato del referendum del 4 dicembre. Troppi stanno cercando di ignorare e di far dimenticare questo risultato. Non è escluso, ancorché nell'immediato, che una nuova mega riforma possa essere spregiudicatamente rimessa al centro del dibattito politico. Le revisioni costituzionali non sono riforme, revisioni costituzionali, dice la Costituzione. Quando andate a all'automobile, che chiedete? La revisione. La revisione dell'automobile, mica la riforma che il giorno dopo mi trovo un'altra mano. La revisione in italiano significa una modifica. Voi propagate il Vangelo. Propagate il Vangelo. Il Rosatellum viene proposto per una sola ragione. Perché ognuno si vuole, di quelli che stanno nella stanza dei bottoni, si vuole prendere i suoi fedeli e tenerseli attorno per poi ricattare quell'altro, perché dovranno fare un accordo contro natura dopo l'elezione. Ma in questo accordo contro natura che cosa ci sarà? Ci sarà una cosa molto semplice, che ognuno cercherà di ricattare l'altro per quel che vale e quindi ottenere qualcosa in cambio. Quindi non è più un atto di democrazia, ma è una compravendita del voto. Rosatellum o Vinellum è sempre un'abbrigatura, o è Rosatello o vino rosso, ma sempre sangue degli italiani.